A Limana ritorna la tradizionale festa del miele, una quindicesima edizione che prenderà ufficialmente il via il 18 ottobre e si dipanerà per tutto il weekend con numerosi eventi culturali, enogastronomici, con spettacoli e una mostra mercato collegata al circuito nazionale Le Città del Miele. Abbiamo una delle grosse novità. L'opportunità per primo è che abbiamo avuto la possibilità di conoscere un paese, a Mauroni, che è nella regione della Calabria, di cui quest'anno sarà ospite nostro, per scoprire i loro mieli che sono ben diversi dai nostri, ma anche per intersecare sicuramente un'azione enogastronomica insieme. Loro hanno grandi capacità sull'aspetto enogastronomico e sull'aspetto fiera sono oggi a digiuno, quindi l'esperienza sarà uno scambio di attività tra la Proloco di Limana e la Proloco di Amaroni. L'organizzazione è a cura del Comune, della Proloco e di Api Dolomiti. La manifestazione intende celebrare il variegato mondo dell'apicoltura con le sue gioie ma anche con le sue difficoltà. C'è stata una primavera un po' infelice con le piogge fino alla fine di maggio e quindi la parte bassa della provincia è stata un po' penalizzata, mentre le api hanno lavorato molto bene nella media alta montagna, quindi Cadore, Agordino, hanno lavorato molto bene. Nonostante l'anno infelice avremo comunque qui 15 apicoltori presenti con i loro mieli, di cui 5 di Limana, quindi una bella presenza di apicoltori nonostante tutto. Quest'anno non è stato un anno brillante per la produzione del miele, ma nonostante tutto è il protagonista di questo evento. Sarà una settimana, un fine settimana all'insegna del giallo, in collaborazione anche con le scuole e con fantastiche Dolomiti che ci supportano in questa manifestazione. Da venerdì, sabato e domenica vi aspettiamo tutti qua in piazza Limana e non solo in piazza.